Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie. Purtroppo, le strade italiane sono di nuovo teatro dell'ennesima tragica tragedia. Un famoso chef ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto poche ore fa sulla strada. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, l'incidente si è rivelato fatale. Giovanni Pirro, il celebre pasticcere dei gelati noir, è deceduto in un incidente stradale sulla statale 272 tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Il ragazzo, originario di San Marco in Lamis, aveva ottenuto una grande fama a livello nazionale e internazionale grazie al suo talento nel campo della pasticceria. Sul luogo dell'incidente sono intervenute prontamente le forze dell'ordine, un'ambulanza dell'emergenza territoriale del 118 e un elisoccorso proveniente da Foggia. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, Giovanni Pirro ha perso la vita. La dinamica dell'incidente rimane al momento da chiarire e i rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Terzo di tre figli, Giovanni faceva parte del Team Noir, il marchio di famiglia dei coniugi Michele Pirro e Rachele Coco, titolari del bar pasticceria di San Marco in Lamis che produce gelati, dolci e soprattutto panettoni e colombe. Sono tanti i riconoscimenti ottenuti dall'azienda in questi anni a livello nazionale e mondiale. La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato molti messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e conoscenti. Decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook. Increduli e sgomenti amici e conoscenti. Giovanni Pirro era considerato un ragazzo d'oro, e il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. Sulla tragedia si è espresso anche il sindaco Michele Merla. Oggi è un'altra giornata di dolore e tristezza per la città di San Marco in Lamis. Una giovane vita strappata all'affetto della famiglia e al futuro della nostra comunità. Tutti lo ricordiamo così. Un giovane educato e gentile, estremamente professionale nella sua attività di cake designer, capace di fare dell'attività di famiglia un'eccellenza. Fiore all'occhiello per la nostra città. In questo momento di dolore, inviamo il nostro più sentito messaggio di cordoglio alla giovane vita tragicamente spezzata.